Si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, la cerimonia di intitolazione di Largo Maria Giuseppina Castellano Lanzara nei pressi di Via Tari, angolo Corso Umberto. Maria Giuseppina Castellano Lanzara ha diretto la Biblioteca Universitaria di Napoli dal 1936 al 1965 e viene ricordata, oltre che per il suo lavoro a difesa del patrimonio librario custodito nella biblioteca universitaria, per la sua attività durante il fascismo e la guerra, quando riuscì ad occultare le opere più importanti della biblioteca facendole trasportare fuori Napoli per salvarle dalla distruzione e mantenendola allo stesso tempo sempre aperta per gli studenti. Erano presenti, oltre ai familiari, il rettore della Federico II Arturo De Vivo, il direttore della biblioteca Raffaele De Magistris e l'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente. Siamo molto orgogliosi di questa intitolazione a una grande donna di Napoli, direttrice della biblioteca universitaria dal 36 al 65, dove in pieno periodo di guerra salvò l'imponente patrimonio bibliografico della nostra città dai bombardamenti. Quindi una grande passione, una donna piena di coraggio, di amore per Napoli e della sua storia, e quindi grazie al suo impegno che oggi manteniamo una delle biblioteche più importanti del mondo, nell'università laica più antica del mondo, è ancora un segnale forte di toponomastica al femminile, perché le donne di Napoli sono state protagoniste della grande storia di Napoli e questo va dato e riconosciuto come memoria storica e come forza e messaggio per i nostri giovani, che soprattutto in questi luoghi ci passano ogni giorno, perché è la zona universitaria della nostra città. Un largo dedicato ad una grande donna, una prima donna, perché una donna di cultura, è una donna che ha combattuto, una donna che ricordiamo perché non soltanto a Napoli ma in tutta Italia le strade dedicate agli uomini sono molte di più delle strade, piazze, larghi dedicate alle donne, eppure il contributo nella storia delle donne è decisivo ed è fondamentale, ed è con questo spirito che oggi abbiamo intitolato quindi ad una grande direttrice della nostra biblioteca universitaria questo luogo, affinché possa essere un segnale molto forte e concreto per il nostro presente, una sfida quella di oggi all'insegna quindi della cultura come pilastro da difendere, proteggere e grazie al quale crescere.